mi sono vaccinato, mi sono fidato di lei, mi ha detto che non mi succedeva niente, perché non ha detto di effetti avversi. Pregherei anche la telecamera di fuori dal coro. Io dopo 24 ore mi sono trovato in carrozzina, non cammino più, 3 giorni prima ero su campo da calcio. L'ex ministro Speranza continua il tour per la presentazione del suo libro, in cui si celebra per il modo in cui ha gestito il Covid. Alla Camera dei Deputati non aveva voluto rispondere alle nostre domande. Ex ministro, una domanda fuori dal coro. Perché sui vaccini non ha detto la verità? Ecco, non ha risposto, se n'è andato, praticamente scappando. E così siamo andati a Potenza, la sua città, alla presentazione del suo libro, dove è voluto venire anche Andrea. Dopo il vaccino mi sono ritrovato in queste condizioni. Mi hanno detto che non potrò lavorare, non potrò più fare il mio sport che mi piaceva, il calcio. E la mia vita la passo a letto tutti i giorni e oggi ho preso la forza ieri di venire qua. Spero che mi dia delle risposte, quelle che aspettiamo da tanto, tanto tempo. Qua c'erano tutti i giornalisti pronti ad aspettare l'ex ministro Speranza, ma Speranza ha preso un ingresso secondario. Sono qui per la presentazione del Speranza, perché guariremo. La storia ti entra in casa e cambia l'ordine delle priorità. La storia con la S maiuscola. Parla di storia Roberto Speranza, ma da sempre cerca di cancellare una parte di questa storia, ignorando i danneggiati dal vaccino, come Andrea. Qual è la trasparenza? Mi scusi, ma qual è la trasparenza che voi dite? Perché io... No, mi scusi, sono un ragazzo, sono partito dal Veneto per venire qua oggi per incontrare il signor ex ministro Speranza, perché io dopo un'unica dose di vaccino, dopo 24 ore, mi sono trovato in sedia a rotelle. Come mai nel libro cita noi come delle persone che noi esistiamo? Ma mi scusi, ma perché non risponde a queste domande? Io sono partito dal Veneto e non me ne vado. Risponde, risponderà. No, deve rispondere adesso, perché io sono malato, non ho tempo di aspettare, perché domani potrei anche essere morto. Pregherei anche la telecamera di fuori dal coro che ha organizzato questo. No, non ha organizzato. Scusi, ex ministro, scusi. No, non c'entra. No, lei deve rispondere. Non risponde Speranza e accusa. Accusa un disabile in sedia a rotelle, una persona che è gravemente malata. Io le parlo di questa cosa, però siccome c'è una trasmissione televisiva che ha organizzato la sua... No, non ha organizzato, sono stato io. L'ex ministro accusa e non risponde. Anche quando era in carica si è sempre rifiutato di incontrare i danneggiati dal vaccino. Proviamo a prendere la parola per farglielo notare. Ex ministro, i vaccini hanno salvato milioni di persone, ma delle persone si sono anche ammalate, delle persone sono morte, su queste non si prende la responsabilità. Questo ragazzo è venuto dal Veneto. Tu devi stare zitto. Scusate, sono 2 anni e mezzo che soffro io e lui non mi ha mai risposto. Una trasmissione televisiva vi porta qui per fare casino. No, sono 2 anni che tiro gli ospedali, io mi sono vaccinato, mi sono fidato di lei, mi ha detto che non mi succedeva niente, perché non ha detto di effetti avversi. Dice che in Europa i vaccini hanno salvato la vita. Lo sappiamo, e questo non è messo in discussione, non l'abbiamo mai messo in discussione. Il vaccino ha fatto anche ammalare delle persone come Andrea, e su queste lui non si prende la responsabilità. Perché c'è una trasmissione televisiva che paga per venire qui a fare... No, io non ho preso un soldo. Avete sentito? Non risponde Speranza e accusa, di nuovo, accusa Andrea di essere qui perché è pagato da fuori dal coro. Un insulto, come se il suo dolore fosse tutta una messa in scena.
ce la faccio più, mi vanno ridi che risposte che mi danno. Mi vergogno essere italiano, mi vergogno essere italiano. Mi vergogno di essere italiano, mi vergogno. Io dopo 24 ore mi sono trovato in carrozzina, non cammino più. 3 giorni prima ero su un campo da calcio, avevo il mio lavoro, soldavo. Era qua, le mani non le uso più. Ho chiesto 1000 volte l'incontro, non vuole mai. Mi sono vaccinato anch'io per salvare gli altri, ma adesso mi sono ritrovato questo che viene a salvare me. Alla fine l'ex ministro della salute ha accettato di parlare con Andrea, ma senza le nostre telecamere. Pensavamo che almeno a tu per tu avrebbe provato per una volta ad ascoltare e a rispondere. E invece sentite che cosa le ha detto. Purtroppo in caso avverso, come avviene sulla aspirina, avviene anche sui vaccini. Sì, se hai fatto il Green Pass. Tu hai firmato una liberatoria. Sì, hai fatto bravo, hai fatto bene, ti sei tirato via dei casini. Comunque firmava la liberatoria. Sì, ma... In altre parole, Speranza gli sta dicendo: arrangiati Andrea, io non ho responsabilità, come se l'obbligo del Green Pass non fosse mai esistito. Ma sentite cosa si permette di rispondergli dopo che lui, umilmente, si scusava per aver interrotto la presentazione del libro. Mi chiedo scusa se per caso ho esagerato oggi, ma è perché sono stanco di non essere ascoltato. La cosa che avete fatto oggi, sì, ma anche lei... provocherà che della persona si metteranno paura, non si vaccineranno per grande vita. Te lo giuro, ho fatto questa strada per tante persone come me che stanno male. Con questa maglietta qui voi ammazzate le persone. Come parlare con... Speranza fa riferimento a questa maglietta che porta le firme di altri danneggiati da vaccino e accusa una persona in sedia a rotelle gravemente malata di essere un assassino. Con questa maglietta qui voi ammazzate le persone. Come parlare con... Questa maglietta qui voi ammazzate le persone. Sapete cosa mi ha detto? Mi ha detto che io strumentalizzo questa situazione in cui siamo fuori dal coro e in cui io adesso provocherò tanti morti perché la gente non andrà a vaccinarsi per colpa mia. E gli ho detto: cosa fa adesso? Mi aiuta. È partito, è andato via. Mi fate cagare le vostre regole di merda! La libertà è un'altra cosa e questa è una dittatura sanitaria di menti malate che andranno arrestate come Speranza, cacciati a pedate in culo con i suoi consulenti di merda. Altro che Green Pass, avete rotto i coglioni. Sono negativo, ma sono l'uomo più positivo del mondo e non sopporto le ingiustizie e non vi sopporto, teste di cazzo.